Rosario, il titolare della locanda dei Borboni. Questa locanda nasce circa 7 anni fa. Il nome l'abbiamo preso da una gestione che c'è stata un bel po' di tempo fa. È tra le più antiche trattorie del quartiere. Difatti si chiamava Antica Trattoria Borbonica ed era famosa in tutta la città col soprannome della Barese. La nostra cucina si basa prettamente su piatti del territorio, tra cui la genovese, il classico spaghetto alle vongole, ma lavoriamo anche molto con il pesce. Difatti da noi è possibile anche assaggiare piatti di crudo, che proponiamo tutti i giovedì. Il piatto che è stato presentato oggi, il Don Raffaele, è nata da una mia idea di abbinare le alici con l'uvetta passa, i pinoli, i pomodorini, tipo come si usa molto fare in Sicilia per le classiche polpette di pesce, con i vermicelli. Il Don Raffaele è stato chiamato così perché quando eravamo piccoli mio padre ci faceva di solito gli spaghetti alle olio e ci metteva sempre le alici dentro, i pinoli, che a noi non piacevano mai. E così abbiamo deciso di dedicargli questo piatto. Automaticamente vi consiglio di venirci a trovare, ci troviamo ai quartieri spagnoli, tra i più antichi quartieri della città, oggi zona di turismo, di ristorantini, di trattorie, di localini diciamo un po' alla moda. Oggi avere un locale nel mio quartiere è una soddisfazione grandissima e vedere poi che questo quartiere mano a mano si è ripreso e non ha più la brutta nomea che portava circa 15-20 anni fa è motivo di soddisfazione e ne andiamo fieri. Ciao, sono David, lo chef della locanda dei Borboni e qui oggi abbiamo preparato un Don Raffaele, un piatto fatto con aglio, uvetta passa, pinoli, alici spinate, pomodorini, basilico e un pizzico di sale. Alla fine dell'impiattamento ci aggiungiamo un po' di tarallo sbriciolato. Una padella facciamo rosolare prima l'aglio con uvetta passa e pinoli, poi ci aggiungiamo le alici spinate, facciamo rosolare, ci aggiungiamo dei pomodorini, un po' di basilico e un pizzico di sale, del tutto mantecato con uno spaghetto e alla fine dell'impiattamento un po' di prezzemolo e tarallo sbriciolato.